Ah, c'è maglio nel parcheggio. C'è maglio qua nel parcheggio. Allora, teorema di Stokes, chi me lo dice? Si applica in R3? Sì, allora, si applica in R3, però questa cosa non la scriverei se mi venisse chiesta nella prova. Citiamolo. Si fa l'integrale. Allora, prima citiamo gli attori. Ok. Sia F maiuscolo un campo vettoriale. Da R3 a R3. Questo, cioè, magari non lo. Vabbè, diciamo, dai, da R3 a R3. Poi si è data una curva. Si è data una superficie che abbia come poi bordo una curva. Quindi si è data una certa superficie S, il cui bordo è delta S. Se io dico delta S appartiene a C1 di R, chi mi fa un'obiezione? Lo accettereste se vi spiego questa cosa? Ok, di R poi che l'è. Pensavo fosse quella. Chi mi fa un'obiezione? Cos'è C1 di R3? Vuol dire che la sua derivata prima è continua. Ma la derivata si fa di una? Funzione. S è un insieme. Quindi cosa vuol dire che un insieme appartiene a C1? Tecnicamente non vuol dire niente. Diciamo che quando io ti scrivo che un insieme appartiene a C1 vuol dire che se il suo bordo venisse descritto da una funzione, essa apparterrebbe a C1, nel senso che è un insieme che non ha punti angolosi, ma il cui bordo è esprimibile tramite una funzione appartenente a C1. Siccome questa cosa è lunga da scrivere, se tu vedi che un insieme appartiene a C1 lo devi intendere in quel modo lì. Quindi diamo alla superficie e all'insieme e al suo bordo le opportune proprietà di morbidezza e anche a F, cioè chiaramente vorremo F continua, derivabile, differenziabile, che è una cosa diversa, è proprio la stessa cosa, l'insieme morbido, connesso, senza buchi, insomma, pigliamoci tutte le belle cose che vogliamo, mettiamoci nel mondo più perfetto che possiamo, allora cosa succede? Sia il flusso di quella vettore lì. Che? Il flusso attraverso una superficie non necessariamente chiusa, quindi o scriviamo rota F o rota la meno 1, cosa preferite? Ci sono due modi. Io mettevo di là la rota meno 1. Come preferite voi, cosa facciamo? Perché rota la meno 1 magari qualcuno potrebbe dire solo D, per cui insomma... Mettiamolo lì allora. Mettiamolo rota. Sì, il rotore di F. Le gamma. No, è N di A, è vero. Questa è su S. È vero. N di A uguale al integrale sigma del vettore. Ok, quindi il flusso attraverso la superficie di questa funzione è uguale alla circuitazione solo intorno al bordo di questa funzione, di cui questa funzione è rotore di questa. Quindi io scrivo rotta alla meno 1, ok? Quindi lo posso enunciare così il teorema di Stokes. Oppure scrivo F scalare n in dA uguale a circuitazione di rotta alla meno 1 di F in de gamma. Perché questo è un teorema fondamentale del calcolo? Cosa fa il teorema fondamentale del calcolo? Pensateci bene, quello di analisi 1. Vi dice che l'integrale tra A e B di F di x in dx è uguale a F grande di B meno F grande di A. Ma nell'insieme A e B, l'insieme segmento AB, il punto A e il punto B, cosa rappresenta? Il bordo. Quindi l'integrale di una funzione è uguale alla sua primitiva stimata sul bordo. L'integrale di una funzione è uguale alla sua primitiva stimata sul bordo.
quando io faccio che l'integrale di f scalare gamma è uguale a u di gamma finale meno u di gamma iniziale, è la primitiva di f stimata al bordo, perché gamma iniziale e gamma finale è il bordo. Quindi il teorema fondamentale ti dice: se tu hai un integrale di qualunque natura, puoi sempre passare ad un integrale di livello minore, perché questo è doppio, quello è singolo. Questo è singolo, questo è zero, diciamo. Quindi il teorema fondamentale generale dice: se tu hai un integrale n dimensionale, puoi sempre passare un integrale n meno 1 dimensionale calcolando una primitiva e stimandola al bordo. Ovviamente il bordo di un segmento sono due punti, il bordo di un disco è un cerchio, cioè ogni insieme per bordo si intende una cosa diversa. Quindi si potrebbe generalizzare il teorema fondamentale del calcolo a una qualunque operatore multidimensionale. E quindi il teorema di Gauss-Stokes e Green vanno tutti sotto un unico teoremone, che sarebbe il teorema fondamentale del calcolo n-dimensionale. Ma siccome è talmente complicato, ci va bene vederlo così. Chiaro che alla facoltà di matematica non spiegano Gauss, Green e Stokes, spiegano il teorema fondamentale generalizzato del calcolo in n dimensioni, e quindi questi sono tutti casi particolari, Gauss, Green e Stokes, di questo mega teoremone del calcolo. Solo che se no dopo, però dopo uno lo impara a memoria e non ci capisce niente, allora vedere Gauss, Green e Stokes è il modo di vederlo in maniera un pochettino più applicativa. Ok? Allora, il teorema di Green non è nient'altro che il teorema di Stokes limitato a una dimensione in meno, cioè noi prendiamo una bella, un bel insieme bidimensionale, insieme a, ok, prendiamo una bella funzione sostanzialmente, una funzione vettoriale di due dimensioni, cioè fx, fy, come se la terza fosse zero, il terzo componente. Ok? Bene. Insieme A è un insieme piatto perché ha dimensione intrinseca 2, tutto intendo, dimensione di immersione 2, quindi è necessario che sia piatto per Green, se no scordatevelo. E voi, se volete calcolare il flusso di F scalare n in DA, ricordando che però com'è la normale di questo insieme? La vettore normale di quell'insieme? Sì, siccome l'insieme è planare, è zero, no? La normale zero non si può sentire. Okay. È sempre diretta esattamente verso di voi. Ottogonale. Se, esatto, ottogonale. Se un insieme è curvo, la normale può fare giri strani, ma se un insieme è piatto, la normale è sempre così. Quindi questa normale è sempre k, diciamo, cioè il vettore 0, 0, 1. Aspetta, no. Un secondo solo. Allora, è sempre fuori il concetto. Ok, per cui qui non abbiamo bisogno di tutti i formalismi vettoriali delle normali che girano o non girano. Noi ci troveremo a avere che il flusso è semplicemente l'integrale di dA, è semplicemente, sarebbe k per dx dy. Perché dx dy nel mio quadratino, questo è y, e quindi questo è dx e questo è dy, che è la norma di dA. Non c'è quel fattore di espansione, perché essendo piatta, non c'è. Inoltre va come k. E quindi sostanzialmente, è sempre il mio problema che non so da che parte fare la derivata o l'antiderivata. Qui è enunciato in questo modo e preferisco seguire questo. Il problema è sempre quello di ieri, in cui
non so se dire che l'integrale della derivata è la funzione stessa o l'integrale della funzione è la sua primitiva. È la stessa cosa, però in accordo con quello che c'è scritto, almeno quando ve l'ho trovato, non vedete cose diverse. Il teorema di Green cita che se noi vogliamo fare la circuitazione lungo il bordo dell'insieme A di F scalare di gamma, questa cosa è uguale, per il teorema di Stokes, cosa sarebbe uguale? Sarebbe uguale al flusso del rotore di F scalare N, in DA. Questo qua è il teorema generalizzato di Stokes, ok? Però, visto che adesso ha un insieme planare e la curva sta tutta nel piano, sostanzialmente in questo rotore noi ne prendiamo una sola di dimensione. Adesso, allora, pensate ad avere un vettore F fatto così. Fx, fy, 0. Calcolate il rotore di questo campo qua. E si fa la derivata parziale del primo. Quindi fate i, j, k, dx, dy, dz, fx, fy, 0, questa è la cosa importante che ci semplifica la vita. Attenzione che il rotore, calcolarlo occhio, non è semplicissimo. Cosa viene? Viene il laminante, dici? Certo. E viene allora i che moltiplica 0 meno fy di z. Quindi i che moltiplica meno dz fy. Meno j che moltiplica 0 meno fx dz. 0 che moltiplica? 0 meno fx dz. J è negativo. Meno j, quindi? 0 che moltiplica, scusa, 0 meno fx dz. No, non vuol dire niente fx dz, non vale la proprietà commutativa. Questo qua non è una vera moltiplicazione, quindi non puoi mettere prima la funzione e dopo il differenziale. Cioè non vuol dire niente fx dz, ma dz fx. Non vale la proprietà commutativa tra questi due oggetti, non essendo un prodotto vero e proprio. Ricordate che abbiamo detto che è un improprio vederlo come un prodotto. Quindi j e quindi dz meno dz fx. Quindi più dz fx. E poi c'è k, che sarebbe dx fy meno dy fx. Ok, dx fy meno dy fx, giusto? Ok, quindi il rotore sarebbe questa cosa. La normale, però, abbiamo detto, come è fatta, essendo uscente? È ortogonale. È 0, 0, 1. Se questo è i, questo è j, questo è k, o la chiamiamo k o la chiamiamo 0, 0, 1, che è la stessa cosa. Quindi noi adesso dovremmo fare questo, scalare 0, 0, 1, che va a selezionare semplicemente l'ultima. Quindi, nel caso in cui siamo nel piano e quindi la funzione f ha solamente due componenti e la terza è 0, quindi f abbiamo detto che è fx, fy, 0, che poi posso anche non vedere 0, posso vederla direttamente così, la metto a 3 per agganciarmi al teorema di Stokes. Cosa succede? Sopravvive solamente questo, quindi scrivo ancora uguale all'integrale di dx fy meno dy fx dx dy,
E quindi questo ci fa passare da un integrale doppio a un integrale singolo. Ovviamente qui siamo sul bordo di A e qui siamo su A. Adesso, al di là di questa specie di pseudo dimostrazione schifosa, che non voglio neanche chiamarla dimostrazione, diciamo solo un modo per farvi vedere che comunque non sono campate a caso. Se voi prendete Stokes e mettete, fate le cose, vi esce questa roba qua. Così, se un giorno ve la dimenticate, potete sempre ricostruirla. Il teorema cita che questo è uguale a questo. Lasciando quindi, possiamo lasciare perdere lo step intermedio, il teorema di Green dice questo. Quindi vi permette di passare da un integrale doppio a un integrale singolo, volendo anche da un integrale singolo a un integrale doppio. È chiaro che nella maggior parte dei casi sarà usato per passare l'integrale doppio o l'integrale singolo. Però vedete anche un po' voi cosa vi può servire. Per esempio, questo teorema potrebbe aiutarmi a calcolare l'area di un insieme. Pensiamo a un insieme chiuso dentro una certa curva chiusa gamma. Ok, questo è l'insieme A. Immaginiamo gamma di averla e noi vogliamo calcolare l'area di A. Che cos'è l'area di A? L'area di A ovviamente è l'integrale doppio su A di dx dy. Questo è importante capire perché, per definizione quasi, come la lunghezza di un segmento, se voi fate l'integrale tra A e B di dx, cosa avete? X calcolato in B meno x calcolato in A, avete B meno A. Quindi se voi integrate solamente il differenziale tra la fine meno l'inizio avete la lunghezza. Se voi integrate solo i differenziali dentro l'insieme, come se integraste la funzione 1, e quindi avete l'area del differenziale. Del differenziale o di tutta l'area? No, l'area di tutto l'insieme, perché l'integrale è fatto su tutto l'insieme. L'area del differenziale è infinitesima. Per assurdo l'area del differenziale è 0, l'area di un punto è 0. Voi andate a sommare infinite aree infinitesime e ottenete l'area totale. Ok, questo però un integrale doppio potrebbe essere scomodo qualche volta, e allora il teorema mi permette di passare un integrale singolo. Dobbiamo trovare una certa funzione che, se gli faccio il rotore, fa 1. Se noi riusciamo a trovare una certa funzione f vettoriale che abbia due componenti, quindi fx e fy, che se io gli applico questa cosa fa 1, basta che noi integriamo quella lungo semplicemente il bordo. Allora cerchiamola una funzione che, se gli faccio quella cosa lì, faccia 1. Pensate a una funzione che, se gli faccio la derivata in x della seconda meno la derivata in y della prima, mi faccia 1. Non so, potrebbe fare un mezzo il primo e un mezzo il secondo. Sì, sì. Cos'è che fa un mezzo? La derivata di cosa fa un mezzo? La derivata in x di x mezzi. Quindi se io prendo la funzione x mezzi meno y mezzi, la derivata in dx fa un mezzo, la derivata in dy fa meno un mezzo, però c'è meno davanti, mi fa ancora un mezzo. Quindi se io voglio calcolare l'area di un insieme, o mi faccio quell'integrale doppio, che è ovvio, nel senso che è, oppure posso semplicemente prendere questo campo vettoriale qua e fare un integrale lungo il cammino, una circuitazione sulla curva gamma, che magari il problema mi dà. Quindi devo trovare due diciamo funzioni. Ma questa è sempre stessa. Adesso, una volta scelta, ogni volta che io voglio calcolare l'area di un insieme, basta che io integro questa funzione lungo il cammino. Fatto una volta, fatto per sempre. Però ho due modi, non solo uno. Questo è il vantaggio. Che invece di avere un solo modo, che è questo, il teorema di Green mi permette di averne due. Il modo standard è: se io faccio l'integrale doppio sull'insieme A di dx dy,
cioè l'integrale tra x con 0 e x con 1 in dx, dell'integrale tra f superiore di x ed f, scusate, tra f inferiore di x ed f superiore di x in dy di 1. Questo è un modo per calcolare l'area di un insieme. Un altro modo è circuitare questo campo vettoriale intorno alla funzione gamma che ne rappresenta il bordo. Quindi quella roba lì è una roba fissa, nel senso. Certo, è una cosa fissa. Se vi chiedo l'area di un insieme, prima avevate un solo modo, questo. Grazie al teorema di Green, per esempio, ne avete due. Magari un problema vi si chiede l'area di un insieme, magari quella roba lì è difficilissima, in compenso questa cosa qua è facile. E allora, tac, che lo faccio? Sì, la difficoltà sta nel determinare il bordo. Sì, però magari il problema te lo dà. Magari ti dice, dato un insieme in cui bordo è gamma e te lo dà, la funzione è sempre questa che misura le aree. Io mi circuito questa lungo il bordo che magari il problema mi dà, finito. Se invece non avessi questo teorema dovrei per forza fare così. Questo fra un integrale doppio, questo è un integrale singolo. Fra un integrale doppio e un integrale singolo c'è una bella differenza. Fine, questo qua è il teorema di Green. Poi di volta in volta vedremo come si usa. L'enunciato è che questo è uguale all'integrale su A di qual era la prima? Dy fx meno dx fy, oppure il contrario. Insomma, cambia un segno, se l'inverto cambia un segno. Però questa non è la funzione giusta, eh? Perché non è la funzione giusta? Perché vanno i segni pure lì. Perché in questa qua io avevo fatto dx fx meno dy fy, invece sono incrociati. Quindi, qual è la funzione giusta? Deve fare 0, giusto? No, deve fare 1. Sì, no, ma una funzione... sì, ma con quella funzione... sì, con questa farebbe 0. Com'è che potrebbe essere? Allora, se io la derivo in y, la funzione x deve fare un mezzo, quindi è contrario semplicemente. Invece di avere x mezzi è y mezzi meno x mezzi. Semplicemente sono contrario. Sì, io ho detto di invertire i segni, tra la stessa volta. Ok. E quindi questo qua è il teorema di Green. Poi, sono due o tre cose da aggiungere. Allora, cosa già c'è da aggiungere? Rapidamente, prima di iniziare a fare le prove, un altro tipo di formalismo per le curve, abbiamo detto cartesiano implicito, cartesiano esplicito, parametrico, cioè la curva si può anche esprimere in coordinate polari, cioè dare una curva tramite equazione rho uguale a rho funzione di teta. Per esempio, com'è fatta la curva rho uguale a teta? Segniamo. Mandiamo teta tra 0 e 2 pi greco. Quando teta è 0, rho è 0, quindi siamo nell'origine. Quando teta vale pi greco mezzi, rho vale pi greco mezzi, e quindi ci troviamo qui. Quando rho vale, teta vale pi greco, rho vale pi greco, ci troviamo qui, ci troviamo qui e ci troviamo qui. Viene una bella conchiglia. Perché? Cercate di capire perché è importante. Se teta è uguale a 0, rho è uguale a 0, ci troviamo nell'origine. Se teta è uguale a pi greco mezzi, cioè ci troviamo ruotati di 90 gradi, anche rho vale pi greco mezzi. E quindi la distanza tra questo punto e questo punto deve essere proprio pi greco mezzi, esattamente come l'angolo. Più aumenta l'angolo, più aumenta anche la distanza dal centro. Quindi qui adesso l'angolo è diventato pi greco e anche la distanza, se qui pi greco mezzi, deve raddoppiare. Qui ci troviamo 3 mezzi, anche la distanza 3 mezzi, qui ci troviamo 2 pi greco, anche la distanza deve essere 2 pi greco, e quindi viene una curva fatta così. Dopo io potrei darti una generica funzione. Alcune curve sono facili, vediamone qualcuna. Non so, rho uguale a 1 diviso teta. Non so, rho uguale
a 1 diviso teta più 1. Allora, quando teta è uguale a 0, siamo sulla retta verticale, quanto vale 1? 1. Quando teta vale pi greco mezzi, vale 1 fratto un qualcosa, però diventa più piccolo. Quindi diventa più piccolo, qua diventa ancora più piccolo, qua diventa ancora più piccolo, e quindi è una conchiglia che entra. E così via, io posso dare una generica rho uguale a rho di teta. Se vi viene data una curva del genere, dovete già avere pronto la forma differenziale per misurarne le lunghezze. La forma differenziale non è difficile, è così. Sarebbe che la norma di De Gamma, che vi serve per le lunghezze, è uguale alla radice quadrata. Chi la sa? F di x è derivata di f di x? No, ma stiamo parlando di rho di teta. C'è f di x di teta. Allora, deduciamola. Se noi abbiamo una curva rho di teta, questa, se noi la portiamo in coordinate cartesiane, verrebbe x, y, la x sarebbe rho coseno di teta, la y sarebbe rho seno di teta. Ora, che cos'è il De Gamma? In norma, è la norma di gamma primo di t di teta. Quindi teta, chiamiamolo chi? E rho dipende, non è costante ovviamente, perché se rho fosse costante sarebbe una circonferenza, invece rho dipende da teta, quindi ma noi abbiamo detto teta uguale a t, se almeno lo facciamo sempre in t. Ora, se io voglio applicare gamma primo, quanto vale? Gamma primo. Devo fare derivata di quella roba. Derivata di questa roba qui, quanto fa? Quindi sarebbe, allora, prodotto, sì. No? Regola, sì. Di derivazione del prodotto, derivata del primo. Quindi rho primo. Rho primo, non so cosa sia perché io non ho dato espressamente la funzione, quindi quel che sarà. Rho punto per coseno di teta. Coseno di t più rho, era derivata del coseno, che è meno seno di t. Sì. Poi rho punto seno di t più rho coseno di t. D'accordo? Bene, adesso faccio la norma, quindi quadrato del primo, quadrato del secondo, quindi mi viene rho punto quadro coseno al quadrato più rho quadro seno al quadrato meno due volte rho punto rho coseno seno più quadrato del secondo, quindi rho punto quadro seno al quadrato più rho quadro coseno al quadrato più 2 rho rho punto coseno seno. Questo è questo, fortunatamente se ne vanno. Poi abbiamo un cos quadro più sen quadro che fa 1, cos quadro più sen quadro che fa 1, ci viene rho punto quadro più rho quadro. Rho quadro. E questo poi devo buttarlo sotto radice. Questa qua è la mia forma differenziale per misurare le lunghezze se la curva viene data in formalismo rho di teta. Facciamo un esempio. Quello De Gamma, quindi. Sì, questo qui è il norma di De Gamma, il De Gamma senza vettore, diciamo. De Gamma, questo qua, ovviamente, è teta, quando c'è un D a sinistra c'è un D a destra. Quindi questa qua va inserita nel formulario, nella lista
delle forme differenziali e serve per misurare la lunghezza infinitesima di una curva data secondo il formalismo rho di teta. Per esempio, l'esercizio vi potrebbe dire: data la curva di prima, rho uguale a teta, rho uguale a teta, che abbiamo detto che è questa puntiglia fatta così, misurare quanto è lunga. Cioè, se io questo filo lo prendo e lo raddrizzo, voglio sapere quanto è lungo. Cosa faccio? Integro. Tra 0 e 2 pi greco, se facciamo un giro solo, se volessimo fare solamente mezzo giro tra 0 e pi greco, se volessimo fare 5 giri tra 0 e 10 pi greco, quindi non è detto sempre per forza 0 e 2 pi greco, dipende da... Diciamo che la curva è data da questa espressione con teta appartenente a un certo teta iniziale, con 2 virgola teta finale. In questo caso un giro intero, 0 e 2 pi greco della radice quadrata di... Teta punto cosa fa? Dove arrivare rho, quindi... rho è uguale a teta, quindi teta punto fa non punto primo perché non è il tempo, cioè allora o lo mettiamo nel tempo e allora scriviamo teta uguale a t, se no scriviamo teta derivata in dθ. Derivata di teta in dθ che cos'è? 1. Quindi 1 più teta al quadrato in dθ. Dopo magari questo integrale non si sa risolvere, è un altro discorso, però tanto voi lo sapete impostare. Diciamo che vi verrà scelta una curva in cui integrale poi si risolve. Per curiosità, come si potrebbe risolvere un integrale del genere? Bisogna usare seni e coseni iperbolici. Lasciamo perdere. Comunque quello che voglio dirvi è: esiste un altro formalismo in più che non conoscevate, è il formalismo dato in polare, ok, diretto, cioè rho in funzione di teta, o teta in funzione di rho, però potete sempre invertire rho in funzione di teta, e la sua forma differenziale è questa qua, rho punto, rho primo al quadrato più rho quadro tutto sotto radice. Ok? Poi, come funziona la derivazione della funzione composta? Intanto, quando posso comporre le funzioni? Sempre? No. No, qual è la condizione perché due funzioni si possano comporre? Che il codominio di immagine della prima sia dominio di quella dell'altra. Diciamo che se noi abbiamo f e g, f va da Rn a Rm e g va da Rp a Rq, allora si può fare, quale vogliamo comporre, f composto g e g composto f? Allora si può fare f composto g quando la dimensione di uscita della g, cioè u, è uguale alla dimensione di entrata della n, u uguale a n. Se no si può fare g composto f quando la dimensione di uscita della f, m, è uguale alla dimensione di entrata della funzione dopo. Chiaro che se la funzione prima butta fuori tre variabili, quella dopo le deve prendere tre, perché se ne prende quattro gliene manca una, se ne prende due ce n'è una di troppo. E quindi è fondamentale questo. Allora, in generale, voi sapete tutti cos'è il giacobiano? La matrice. È una matrice. Allora, voi per adesso conoscete due giacobiani, il gradiente e il gamma primo, cioè il gradiente di una funzione scalare e il gamma primo, cioè il vettore tangente di una curva, sono due particolari gradienti, giacobiani. Questo è un giacobiano colonna, questo è un giacobiano riga, perché queste sono funzioni che vanno da R1 a Rn, queste sono funzioni che vanno invece da Rn a R1, e quindi il giacobiano rispetta le dimensioni di entrata e di uscita. Se una funzione invece va da Rm a Rn è una matrice,
si può scrivere che giacobiano IJ è uguale a DFI in DX con J. Questa è la scrittura, diciamo, generale. Dopo nessuno vieta a I di assumere magari un solo valore. Se la funzione è una 2x2, il suo giacobiano sarà una matrice 2x2. Se la funzione è una 2x1, il giacobiano coincide con il gradiente. Se la funzione è una 1x3, il giacobiano coincide con il gamma primo. Ok? Ora, qual è la cosa fondamentale? Che se noi abbiamo il giacobiano di F composto G è uguale al giacobiano di F per il giacobiano di G. Questo è fondamentale. Ok? Il giacobiano della composizione è il prodotto dei giacobiani. Questo vi permette di risolvere qualunque esercizio, l'ultimo, in cui vi chiede di comporre delle derivate. Per esempio, andiamo a prendere una prova. Allora, questa prova mi chiede si consideri la funzione f che va da R2 a R del tipo f uguale a f di x e y. Dopodiché sia la funzione g che va da R2 a R2 con g uguale G1 di U e V, G2 di U e V. Quindi cosa si potrà fare? F composto G o G composto F? G composto F. Sei sicuro? Se io faccio G composto F, a F gli passo due variabili, me ne butta fuori una, ma G poi ne vuole due. Diciamo di incontrare tra F composto G. F composto G. L'esercizio mi chiede quanto vale D in DU di F composto G. In generale, cioè vedete, non mi dà le forme delle funzioni. Se io voglio comporre, quindi f composto g sarà una funzione di che variabili? U e v. Perché io prendo u e v e butto in g, g li elabora, poi butta fuori due risultati, g1 e g2. g1 entra come x in f, g2 entra come y in f, f elabora e poi butta fuori un risultato solo. Quindi f composto g in generale sarà una funzione che va da R2 a valori in R1. Perché devono essere uguali le dimensioni, cioè l'uscita di g deve essere uguale all'entrata di f. Dopodiché la funzione che ne deriva ha come dominio di partenza questo e come dominio di arrivo questo. Quindi la funzione va da R2 ad R. Per cui ammette gradiente, ammette derivata parziale in U e derivata parziale in V. Mi chiede la derivata parziale in U, cioè quanto incrementa la funzione composta f composto g se io aumento un po' U. Allora, cosa devo fare? Devo dire, va bene, allora, intanto se aumenta U aumenterà sia G1 che G2, e quindi se aumenta G1 f o diminuisce se la derivata è negativa, adesso al di là dell'aumenta o diminuisce, varia. Questo finisce nella x, questo finisce nella y, f a sua volta ha le sue variabili aumentate, anche lei aumenta. Quindi cosa devo fare? Dovrò fare la derivata di f nel primo argomento
quindi è x, ma siccome nel primo argomento c'è infinito g, è la derivata di g1 in du. Ma non è sufficiente, perché poi u fa aumentare anche g2 che finisce dentro y, e quindi dovrò fare anche la derivata di f in dy per la derivata di g2 in du. Quindi la sola risposta è questa. Come faccio a... Adesso io l'ho fatta a occhio, ma come faccio in generale usando questa proprietà? Perché la proprietà generale è questa. Cosa faccio allora? Costruiamo i giacobiani delle due funzioni. Allora, il giacobiano di F come fatto? È un gradiente, perché F ha una sola dimensione di arrivo, quindi il giacobiano è fatto così: df in dx, df in dy, vettore riga. Anche se tante volte il gradiente lo metto in verticale, ma se invece lo voglio, devo metterlo nelle operazioni, il gradiente è un vettore riga. Quindi questo è il gradiente di F. Adesso, come è fatto il giacobiano di G? Intanto sarà una matrice di che dimensione? 2x2. 2x2. E quindi sarà una matrice che avrà... Chi me lo dice? La prima cos'è? La derivata di G1 in U. Dg1 in du. Poi sotto. Andiamo prima a destra. Ah, ok, dg2 in u. In du. Che poi sotto dg1 in v. In dv. E g2 in v. In dv. Ora, se io voglio quindi il giacobiano della funzione f composto g, eseguo questo prodotto matriciale. Quindi, questo per questo più questo per questo, e lo metto qua. Questo per questo più questo per questo, e lo metto qua. Il normalissimo prodotto di matrici che si fa in algebra 1. E queste sono le due componenti del gradiente. A noi viene chiesta la prima, perché ci viene chiesto df in du. Quindi la prima è questa. Se ci veniva chiesto d in dv, era questa. Quindi questa qui è df composto g in du. Questa qui è df composto g in dv. Il giacobiano della composta è il prodotto dei giacobiani. Prodotto nel senso ovviamente algebrico matriciale, non prodotto. Voi con questa regola qua risolvete qualunque di questi esercizi. Dai, allora adesso cominciamo a pigliare mano le prove. Una prova a caso, qualunque. Allora, prendiamo l'ultima prova. Il primo esercizio è quello complicato che abbiamo fatto ieri con quella superficie strana. Consiglio, se ve lo mettono come primo esercizio, lasciate stare, fatelo per ultimo. La derivazione composta? No, sai quella, questa prova che è l'ultima che è uscita, il primo esercizio era quello di quella superficie fatta così. Ah, ok. Che era un esercizio molto lungo, complicato e articolato. Se ve lo mettono come primo, siete furbi, saltate. Cioè non dovete seguire per forza l'ordine, se no vi incistate sul primo, smadronate due ore sul primo, passa e non passate l'esame. Lasciatelo stare e fate tutto il resto. E tanto lo passate l'esame se fate tutto il resto. Bene. Quindi esercizio 2, rapidamente, dai, somme. Abbiamo già fatto, però rifacciamo x meno 2 alla n più 1 diviso 2 alla n fattoriale, somme da 0 all'infinito. Domanda, tre domande. Determinare
l'insieme di convergenza, la somma della serie e il valore della derivata 27esima di questa funzione calcolata in 2. Adesso vediamo, sarà A, il coefficiente di x sarà 27. Allora, prima domanda, insieme di convergenza, che si fa? E ho il metodo quello parametrico. Sì, ma adesso siamo nella pratica, quindi non stiamo a dire, non ci diamo, che si fa? No, bene, quindi è meglio quella radice forse. Facciamo. Allora, ognuno di voi faccia come crede. Ok? Io faccio così. X meno 2 uguale a y. Quindi ho y fuori, y alla n diviso 2 alla n per n fattoriale, y fratto 2 uguale a z, e ho y per somme z alla n diviso n fattoriale uguale y per r alla z. Insieme di convergenza, l'esponenziale di convergenza è tutto r, e quindi è tutto r, quindi insieme di convergenza uguale r. Se no tu ti fai il raggio di convergenza, ti verrà infinito. È zero. Verrà zero. Verrà zero, verrà infinito. Quindi tutto r. Somma della serie y è la z, e quindi x meno 2 r alla x meno 2 fratto 2. Ok, derivata 27esima. Derivata 27esima, dico vabbè, ma alla fine noi sappiamo che il polinomio, la derivata 27esima è il coefficiente. Sappiamo che a con n x alla n è uguale alla derivata ennesima calcolata in x con 0 diviso n fattoriale per x alla n. Quindi la derivata 27esima non è altro che il coefficiente che sta davanti a la potenza alla 27. E qual è la potenza alla 27? Che valore devo mettere dentro n perché x vada alla 27esima? Dentro n. Dentro, al posto di n. Che numero devo mettere perché x vada alla 27esima? Nella somma 26, quindi sarà 1 fratto 2 alla 26 per 26 fattoriale per x alla 27 sarà uguale alla derivata 27esima calcolata in 2 diviso 27 fattoriale, scusami, 26 fattoriale. No, aspetta. 27. Perché 27? 26. Anche 26. No, sì, aspetta. No, è giusto. Allora, ma se n vale 26. Ma ho capito che n vale 26, ma il coefficiente. Allora, cosa ci dice lo sviluppo integro? Che il coefficiente x alla n è sempre la derivata ennesima diviso n fattoriale per x alla n. Quindi in questa sommatoria il coefficiente a che andrà a moltiplicare x alla 27 sarà la derivata 27esima calcolata in 2 diviso 27 fattoriale. Qualunque sia il coefficiente, perché Taylor dice che una funzione è la somma di derivata kesima diviso k fattoriale, qualunque esso sia quel coefficiente lì. Quindi questo coefficiente è la derivata 27esima diviso 27 fattoriale. Poi per ottenere questo coefficiente buttiamo dentro 26, e allora da questa parte dell'uguale viene 1 fratto 2 alla 26 per 26 fattoriale. Vuol dire semplicemente che il 27 fattoriale passa qua sopra, si semplifica, quanto fa 27 fattoriale diviso 26 fattoriale? 26. 27? 27. 27 senza il fattoriale?
E quindi la soluzione è 27 fratto 2 alla 26. Esatto. Proviamo l'esempio un po' più facile per farvi capire, magari con meno difficoltà. Allora, se non ci fosse il più 1, il problema non ci sarebbe. Se io avessi, che ne so, somme di a con n, x alla n, con un generico a con n, deve essere uguale a somme della derivata ennesima in x con 0 diviso a n fattoriale per x alla n, è chiaro che a con n è la derivata ennesima diviso a n fattoriale. Il problema è quando qui magari c'è più 1, meno 1, quando viene sfalsato, che allora per ottenere il coefficiente dovete mettere l'opportuno numero n, così esplicitate il coefficiente. Ma poi, cioè, a 27 è sempre uguale alla derivata 27esima diviso 27 fattoriale. Poi i numeri che butto dentro per ottenere a 27 può essere non per forza il 27. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Se siete convinti vado oltre, se no faccio altri esempi. Sì, no, capito, sono due cose diverse, cioè sono due n diverse, diciamo. Certo, sono due n diverse, ricordate che la sommatoria è muta. Cioè, io potrei cambiare nome, potrei chiamarli da una parte K, dall'altra parte L, anzi forse, usando due lettere diverse, si evita la possibilità di pensare che siano lo stesso. Cioè, si dice che indice sommato è indice muto. Cioè, se io faccio somme per I che va da 1 a 3 di 2 alla I, chi sta fuori, l'omino che sta qua, non la vede nemmeno la I. Non sa qual è l'indice della somma, perché essendo sommato scompare, questo numero non dipende in nessun modo da I, è solo un indice muto di sommatoria. Ok? L'omino che sta lì è bellissimo. Gli omini che stanno un po' riguardando le serie. Ok, seconda cosa, domanda 3. Determinare massimo e minimo assoluti della funzione f di x e y uguale a y più 4 al quadrato diviso x meno 2, dove nel rettangolo R che ha per estremi 0, 0, 0 meno 4, 1 meno 4 e 1 0, cioè questo bel rettangolo qua, massimo e minimo assoluto in quel rettangolo. Ok, attenzione che non mi chiede tanto qual è il valore di x e y per cui f assume il massimo, ma qual è il valore massimo che f assume, che è diverso. Un conto è dire dove lo assume, un conto è dire quanto vale. A noi la domanda ci chiede qual è il massimo valore assunto dalla f, e quindi se mi rispondi x uguale a 1, y uguale a 0, non è una risposta. Al limite prendi quelli, li butti dentro f e vedi cosa fai, e mi dici quanto fa. Qual è il valore massimo e minimo? Allora, cosa devo fare? Allora, calcolo prima il gradiente. Li cerco prima quelli interni e poi vado solo a cercare sul bordo. Quindi prima cosa quelli interni. Quelli interni, gradiente uguale a 0. Gradiente di f di x f. Allora, solo un quoziente. Non è un quoziente. Ah no, è vero, perché è una costante, quindi bravo. Posso ribaltarlo. Quindi quell'y più 4 al quadrato cosa fa? Non è di che. Ma che senso cosa faccio? Se una costante non la tocco. Esce? Sì. Anche fa 0. Sì, no, allora esce, ok. Quindi y più 4 al quadrato per la derivata di x meno 2 alla meno 1. Meno 1, sì, scusa. Quindi? E
quindi tiro giù l'esponente, quindi farà quindi meno 1, x alla meno 2. X meno 2 alla seconda. Bravo. Questa è la derivata di x. Imparate a farle, ragazzi, le derivate, se no è proprio la prima cosa, non ci sono stato neanche tanto perché ho dato per scontato questo coso qua. E quello 1 fratto x meno 2 lo tiro fuori, quindi 1 fratto x meno 2 per e 2 che moltiplica x di y più 4 che moltiplica x e poi ci serve anche l'1. Quindi derivate parziali posto uguali a 0 a 0. Soluzione di questo sistema. Cosa faccio? Devo trovare il valore di x e y, quindi certo, questa è la cavare una variabile da una parte. Si risolvere il sistema, sì, ma non si fa così, quella è la prima cosa che si fa. Denominatori? Tiro via. Via, posto uguale a 0, denominatore abbandona. Tutte le costanti davanti abbandona. Importanti queste cose, se no andate a maneggiare sistemi complicati quando in realtà sono sistemi semplicissimi. Soluzione di questo sistema? Allora y deve essere diverso da meno 4, cioè se y è meno 4 sì, è vero, y deve essere uguale a meno 4. Sì, deve essere uguale a meno 4, scusa. Quindi y uguale. Sì, no, stavo cercando un modo per fare di cioè per non far arrivare a 0. No, ma ce ne vogliamo. No, infatti. Y uguale a meno 4. Tutte e due le equazioni. In realtà. Quindi come formalizzo la risoluzione? Se io dicessi metti in questo quadrato la soluzione del sistema. Voi cosa scrivereste? E per ogni x appartenente ad R. Bravo! In realtà a zero, sì, insomma. La soluzione è per ogni. Per ogni x appartenente a D, dove D è questo insieme qua, sì. Con V al contrario, y uguale a meno 4. Questa è la risposta giusta. Se voi scrivete solo y meno 4, non è una soluzione, non vuol dire niente. Quindi com'è? È un segmento la soluzione, cioè vuol dire che tutti questi punti qua, che hanno la y uguale a meno 4 e la x generica, annullano il gradiente, ma siccome stanno proprio sul bordo li buttiamo via, non abbiamo trovato nessun punto interno. La domanda è trovare punti interni, quindi la ricerca dei punti interni è fallita, non vi sono punti interni, non vado a calcolare nessuna essiana e passo adesso a fare lo studio del bordo. Mi ha detto prima cerchiamo i punti interni, ma se i punti interni cadessero fuori o proprio sul bordo non sono punti interni e quindi via. Adesso come faccio a studiare la funzione? Divido in quattro segmenti L1, L2, L3 ed L4 e in ognuno di questi segmenti mi troverò a che fare con una funzione di una variabile, non più di due, perché il primo segmento come lo descrivo? L1 per esempio, che proprietà ha? X è compreso tra 0 e 1 e y? 0. Quindi y uguale a 0 e quindi prendo la mia funzione e ci butto y uguale a 0. Cosa mi viene? Funzione principale. Mi viene la funzione è y più 4 al quadrato diviso x meno 2. La funzione è 16, quindi f di x adesso una sola variabile uguale a 16 diviso x meno 2 che io devo studiare solamente nel dominio x appartiene all'intervallo. Quale intervallo? 0,2 0,1. Quindi io devo fare un rapidissimo studio di funzione, andare a cercare i massimi e minimi di questa funzione lì dentro. E il derivo? Sì, ma lo posso fare a occhio. Come è fatta questa funzione? Ragazzi, dovete conoscere la memoria, questa funzione qua, ormai. Sono l'iperbola, spostata di 2 a sinistra e alzata di 16.
meno 2, sì, scusami, a destra. Quindi, come è fatto tra 0 e 1? La mia iperbole, se qui c'è il punto 2... E avrà un minimo in 0 e 1. Cioè, scusami... Farà così... Giusto? Noi siamo a 0, 1, quindi siamo tra qui e qui. La mia funzione è fatta... Avrà un minimo in 1 e un massimo in 0. Avrà un massimo in 0 e un minimo in 1. E cioè agli estremi dell'estremo. Cioè a sua volta questo insieme, anche lui il suo bordo. Qual è il bordo di questo insieme? Sono questo punto e questo punto. Quindi per adesso noi abbiamo trovato un max assoluto rispetto al bordo lì e un min assoluto rispetto al bordo lì. Adesso vediamo come si comporta andando in qua e andando in qua. Quindi, non so, andiamo a prendere L2. Ma quindi i massimi e i minimi sono uguali anche nel bordo inferiore, quello lì di parallelo? O devo studiare il bordo inferiore però c'ha la y uguale a meno 4. Quindi devo studiare una parte, non posso... E allora, L1, poi L2, poi L3, poi L4. L2 è caratterizzato da? Da x uguale a... x è sempre uguale a... Cos'è 1 quello? 1. Okay. E y che va da 0, da meno 4 a 0. Quindi butto dentro 1 nella mia funzione e mi viene che f di y uguale a y più 4 al quadrato diviso meno 1, quindi meno... Bene, questo è che tipo di funzione è? Io devo studiare solamente tra 0 e 4. Devo studiare solamente tra 0 e meno 4. Il meno 4 vale 0. È una parabola, quello è un sempre una, il ramo della parabola. Parabola, bravo, scende. Giusto? Qui vale meno 4. Ok. Quindi questo punto qual è dei due? Ma scusa, quando x è 0 come fa a valere meno 4 la parabola? Perché c'è un meno davanti, eh? Sì, ma quello... Quando y è 0, non x. Ah, ok. La messa f di y adesso. Quando y è 0, cioè qui, vale meno 4. Sì, sì, ok. E poi sale fino a qui, che vale 0. Quindi per adesso, qui c'era un massimo. Qui c'era un massimo, questo è un minimo, ma anche tra questi due punti questo è il minimo e questo è il massimo. Quindi questo per adesso è il nostro minimo e uno di questi due è il nostro massimo. Quale? Possiamo guardare quello più grosso, più alto semplicemente. Qui vale 0, qui quanto vale? Lì è 0, 0. Il massimo era in 0, sì. Anche in 0, 0 vale 0. Qui valgono uguali qui. Bene, sono fortunati, non dobbiamo neanche preoccuparci. Poi andiamo a guardare lungo questo segmento, che sarà costante perché abbiamo visto che il gradiente lì è sempre nullo, e quindi la funzione lì è costante. Quindi non c'è neanche bisogno, se vogliamo, di studiarlo questo, la funzione qua è costante. E poi andiamo a vedere l'ultimo tratto. Quindi ha le stesse, sì, ho capito. L'ultimo tratto è x uguale a 0. Quindi ecco, è la stessa però diviso per 2. Quindi qui vale 0, poi scende, però non va a meno 4 ma va a meno 2. Quindi questo è più basso perché arrivava a meno 4. E quindi il massimo è 0 e il minimo è meno 4. Questa è la soluzione. Ovviamente in questa prova vi chiederanno anche i passaggi. Quindi cercate insomma di essere un meno... In realtà non era meno 4 ma era meno 16 perché c'era un quadrato. Sì. Sì. Però voglio dire, se voi scrivete nei passaggi vi date un quadrato, 6 punti ve ne danno 5. Quindi importante, guardatevi bene questa prova qua, dovreste avercela tutti. Guardate anche l'ordine con cui ha scritto le cose, il formalismo, bene, le parentesi graffe. È importante per un docente anche prendere in mano una prova e dire ok, la capisco. Prendere in mano un pastrocchio che non capisce neanche leggerla, si nervosisce, la prende, la butta via e più da zero. Non pensate che stanno ore a correggere, la pigliano in mano, guardano anche un pochettino esteticamente come è un attimino impostata. Non vuol dire fate le cose belle e sbagliate tutto, fate le giuste ma dategli anche un senso. Così il professore la piglia in mano e la capisce. E questo è andato. Poi
Molto complicato. Quindi questo è a posto, dobbiamo andare a 4. La 4 l'abbiamo già fatto un sacco di volte, è l'integrale quello che abbiamo già fatto diverse volte di prima specie. Era quello che c'era da fare la lunghezza della curva. Con tira tre mezzo. Ok, fine, basta. Questa è una prova di, diciamo, parte di esercizio. L'unico secondo me è un po' difficile del primo. Quello di quello. Gli altri, se li sbagliate, siete proprio dei cannelli, perché voglio dire. Il primo è un po' difficile, sono d'accordo, però questi qua, secondo me, sono abbastanza semplici. Se l'analisi 1 l'avete veramente capita. Se no, no. Però se l'analisi 1 è chiara, le difficoltà ci sono. Invece, B1 chiede, enunciare le formule di Gauss-Green nel piano, come abbiamo visto, indicando con precisione le ipotesi. Le ipotesi sono tutte ipotesi di continuità e derivabilità e differenziabilità. Quindi è chiaro che la funzione la vorremmo differenziabile. Dove? Perlomeno dove vogliamo fare l'integrale. Cioè, se noi abbiamo l'insieme A fatto così, noi la funzione la vogliamo differenziabile sicuramente su A. Poi per evitare che magari sul bordo succeda qualcosa, magari è meglio chiedere la differenziabile in un aperto che contiene A, cioè che dopo A ci sia almeno un briciolino di bordo per cui tu sei sicuro che non succedano cose strane al bordo. Come faccio matematicamente di questa roba? Scrivo sia, che ne so, F di X e Y da R2 a R2 è definita, diciamo, da non da R2, R2, da un certo dominio D contenuto in R2 a valori in R2, F appartenente a C1 di D, e poi scrivo che A, che la chiusura di A deve essere contenuta in D. Non è il contrario. E dica. Chiusura di A, cioè A più un pezzo, tutto. Ah, okay. L'insieme A su cui io voglio andare a fare il mio integrale, deve essere tutto dentro e anche la sua chiusura, cioè se anche gli andiamo a, se A non avesse il bordo, gli andiamo pure a mettere il bordo, deve essere contenuta dentro al dominio in cui la funzione è differenziabile. Se mi dimentico la chiusura, non è che, cioè, perderò un quarto di punto per cui. Se però. Quindi la superficie deve essere contenuta nell'insieme in cui F è differenziabile. Poi magari dovrò chiedere che il bordo di A, quindi che delta A, sia regolare. Regolare. Posso scrivere C1 di R nel senso che la funzione che lo descrive è derivabile. Quindi noi vogliamo una funzione continua e differenziabile. L'insieme continuo, connesso, morbido. Insomma, sono ipotesi di questo tipo qua, okay. E poi enuncio il teorema, che è quello che vi ho scritto prima. Poi ci chiede di determinare se una curva è regolare. Che cos'è un arco regolare, una curva regolare? Chi me lo sa dire? La parametrizzazione deve essere chiusa, l'intervallo, cioè l'intervallo deve essere chiuso e limitato, deve essere di classe C1, cioè le derivate devono essere sì, più. Diciamo che data una funzione gamma di t uguale a x di t, y di t, le funzioni x e y devono essere continue e derivabili. Deve essere definita su un t uguale a t1, t2 insieme limitato, cioè non infinito. Poi che ci siano anche gli estremi, non mi ricordavo, però volenti gli estremi, ma la cosa più importante è che deve ammettere tangente ovunque. Allora, quali sono i due modi per cui non potrebbe ammettere tangente una curva? Sono due motivi: o perché è un punto angoloso e quindi qui non ammetterebbe tangente, vettore tangente, invece tutti gli altri sì, ma questo me ne accorgo perché le funzioni non sono derivabili. Però c'è un altro motivo per cui potrebbe non ammettere la tangente. Com'è la formula della tangente? Il vettore tangente, come si calcola? Tau. E quelle funzioni
Quindi se questa è la curva gamma di T, quando noi facciamo il degamma, che è gamma primo di T, che cos'è gamma primo? Il vettore derivato, che rappresenta il vettore tangente. Quindi la tangente ha a che fare con gamma primo. Ma siccome abbiamo detto che noi abbiamo infinite parametrizzazioni per ogni curva, allora la direzione è certa, ma la lunghezza dipende dalla parametrizzazione. Siccome noi vogliamo che il versore tangente sia un oggetto geometrico che non dipende dalla parametrizzazione, lo normalizziamo. Quindi dobbiamo dividerlo per la norma. In questo modo il versore tangente è sempre norma 1. E quindi che condizione deve esserci perché questa cosa abbia senso? Che il denominatore sia diverso da 0. Vuol dire che le due derivate non si devono annullare completamente, contemporaneamente. È molto importante questo. Quindi ci sono curve che anche se sono continue e differenziabili non sono regolari. Per esempio questa qui, tu hai coseno al cubo di t, seno al cubo di t, con t che va da meno pi quarti a pi quarti, e poi prendiamo il secondo caso per t che va da pi greco a da pi greco, che ne so, quinti a pi greco quarti, due casi a e b. Allora, ovviamente anche se l'espressione matematica è la stessa, le curve saranno diverse, magari una sarà fatta così e l'altra sarà solamente un pezzettino in più, curve diverse. Allora, come faccio a vedere se è regolare o no? Allora, le funzioni sono continue? Sì. Sono derivabili? Sì. La derivata prima si annulla, faccio la derivata prima. In quei punti no. Derivata prima? Allora, la derivata prima è 3 coseno alla seconda di t per la derivata dell'argomento, quindi della lettera del coseno, quindi meno seno di t. Meno seno di t. Poi? 3 seno alla seconda di t per coseno di t. Ok, questa non si annulla mai tra meno pi quarti, pi quarti? No. In 0? È vero che è compreso. In 0 sì, perché sono presenti, sì. Perché c'è il seno, sia di qua che di là. Quindi quando t è uguale a 0, questa qui fa 0, 0. Quindi non è regolare. Quindi la norma non può esistere. Se si annulla anche uno di due non è un problema, l'importante è che non si annullino tutti e due. Quindi questa non è una curva regolare, ok? Anche se è una curva regolare in quell'intervallo, regolare quel invece in quell'intervallo lì, cioè. Quindi dipende anche l'intervallo, ok? Fine della prova. Devo sostituire l'intervallo degli estremi, giusto? Devo sostituire gli estremi dell'intervallo nei... E non solo gli estremi, devi vedere anche estremi. No, tutto insieme. Devi vedere se tra meno pi greco quarti e pi greco quarti, che è un intero segmento, ci fosse anche un solo punto che messo qui dentro fa 0,0, allora non è regolare. Quindi non è solamente gli estremi. Questa è una prova. Difficile, sì, ma anche no. Cioè, sì, non è facile, però non è nemmeno, diciamo, inaffrontabile. Cioè, è difficile, chiaro che siamo all'università, non è che siamo all'ottobre, però diciamo che con un certo studio, con un po' di lavoro, con un po' di sacrificio e attenzione, l'esame si passa. È un esame insostenibile. Allora, cominciate a farli voi gli esercizi. Allora, esercizio 3, dati due punti P e Q, P di coordinate 0, 0, 0 e Q di coordinate 2, radice di 3, pi greco mezzi, scrivere una parametrizzazione del segmento PQ. Poi, dato il campo F uguale a 2 coseno di x più y, radice di 3 seno di y meno x,
pagherebbe mezzi per z al cubo. E più y non è parte dell'argomento del coseno. No. No, no, no. Se no avrei messo una parentesi per essere più chiaro. Ok. Calcolare il lavoro lungo il segmento di cubo. Cioè calcolare l'integrale lungo di Q di F scalare di gamma. Pensateci due minuti, lavorate da soli. Chiedetemi anche qualcosa, però cercate tutti di ragionarla. Non uno solo di cinque che non serve niente. Ma la domanda si può cazzo dovrete così allora. Allora, parametrizzazione del segmento, cosa facciamo? Metti radice di 3t. Vabbè, dovremmo fare a più t volte b meno a. Però siccome uno dei due è 0, semplicemente è t volte questo vettore. Sì. Quindi la curva gamma è uguale a t per 2 radice di 3 di greco mezzi. Dopo se chi lo vuoi portare dentro e fare è uguale, cioè lo puoi lasciare fuori, portare dentro. Poi sono scelte stilistiche. Mi piace te, nel senso. Fuori, dentro, fuori. Ok. Allora, come calcoliamo adesso questo integrale? Con t che va tra 0 e 1. Oh, bravo! T è sempre tra 0 e 1. Sì. Sempre, se noi vogliamo, perché già il vettore misura la distanza. Se tu fai, guarda, te lo dimostro, gamma uguale a più t volte b meno a. Chiaramente se noi vogliamo andare da a a b, se vogliamo tutta la retta, no. Allora, se io metto t uguale a 0, dove ci troviamo? In a. Se metto t uguale a 1, dove ci troviamo? Poi non è l'unica parametrizzazione, io potrei anche mandarlo a fare il meno a mezzi e mandarlo da 0 a 2. Questa è un'altra parametrizzazione possibile, quindi ti non è che devi andare sempre tra 0 e 1 per forza, va tra 0 e 1 se scegliamo a più di volte b meno a, che sappiamo che non è l'unica parametrizzazione, che il vettore d è definito a meno di un allungamento, se noi prendiamo la metà di quel vettore lì t dovrà andare fino a 2. Oh, prendiamo 10 volte t, dovrà usare un decimo. Usare quella va sempre bene, però. Quindi qua, perché se va diciamo tra 0 e 2, sempre tra 0 e 2. Sempre 1 t se usi quel tipo di formalismo. Però qua, siccome la retta è orizzontale e verticale, non c'è neanche bisogno di fare tutto questo casino. È ancora più semplice, userai il formalismo cartesiano lì, per parametrico. È talmente semplice. Poi vediamo. Come facciamo a calcolare con l'integrale? Facciamo l'integrale tra 0 e 1. Sicuro? Secondo me conviene guardare se si può. Ah, no, no, possiamo calcolare il potenziale. Vediamo se è possibile. Altra cosa che non vi ho detto: un campo, se è conservativo, è sicuramente irrotazionale. Cosa vuol dire il rotazionale? Che il rotore è 0. Non è vero necessariamente il contrario, ci possono essere campi irrotazionali che sono conservativi. Però un modo rapido per vedere se avete potenziale potrebbe essere calcolare il rotore. Se il rotore è diverso da 0, siate certi che il potenziale non esiste. Se il rotore è uguale a 0 su tutto R3, siete certi che il potenziale esiste. Fare il rotore vuol dire fare delle derivate, che normalmente è più comodo che fare delle primitive. Quindi scegliete voi, volete vedere se si può usare il teorema fondamentale o cercate direttamente il potenziale o fate il rotore.
vuole c'è un rotore, è facile. Facciamo un rotore? Facciamo un rotore, fate I, J, a parte che dopo un po' il rotore potete anche ricordarlo alla memoria, fa così. Prendete sulla coordinata X, avete Y e Z, quindi DZ FY meno DY FZ. Su Y avete X e Z, DX FZ meno DZ FX, c'è un segno che salta, adesso vediamo. La terza che è Z, avete X e Y, DX FY meno DY FX. Sono incerto sul segno, cioè tutti questi tre potrebbero avere davanti un più o un meno. Però tanto noi dobbiamo solo vedere se è 0 o no. Quindi alla fine se è 0 lo è anche col segno cambiato, se non è 0 lo è anche col segno cambiato. Quindi il rotore, se anche non è questo perché c'è qualche meno, chi se ne frega. Però pensate sempre che in X avete Z e Y. Avete l'altra, le altre due. In ogni componente avete le altre due. Quindi dai. Allora, DZ FY fa? Allora, DZ FY fa, allora, Z. 0. DY FZ? DY FZ fa 0. E quindi la prima ci siamo. Poi, DX FZ? DX FZ fa, è 0. DZ FX? DZ FX 0. Bene. DX FY? DX FY fa meno 1. Meno DYFX DYFX fa 1 fa 1 quindi 0 per 3 no, attenzione che il meno se c'è sta davanti a tutto eh. Ma tanto meno 1 ah no è vero meno 1 meno 1 quindi verifichiamo con attenzione DYFY fa meno 1 fammi vedere se mi sa che ve lo prendete in quel posto. Sai che non si può variare, cioè non si può prendere più bello. Y meno x. Quindi, se ci fosse un più x si potrebbe fare, ma se non c'è un meno x, e x e y non fa meno 1, meno y, niente. Teorema fondamentale, niente. Il rotore non è 0. E quindi non è inutile cercare potenziale. Proviamo a cercarlo e vediamo cosa succede. Facciamo che cosa, come avreste potuto rendervene conto? Cioè, senza il rotore. Scusami, ma quindi per se io volessi calcolare il potenziale, devo verificare che il rotore sia zero. Sì. Okay. Ok. Però facciamo finta che voi non l'avete fatto, cercate il potenziale. Un altro modo che ci accorgiamo che non si può. Facciamo la primitiva in X. Cosa ci viene? In X. Nella prima facciamo la primitiva in X. Nella prima primitiva in x vuol dire che allora più y diventa 0, quindi se ne frega. Primitiva. Ah, primitiva, scusa. XY. Sì, ma i coseno non chiaro. Sì, ma quella che fa. Quindi si fa. Chiedimi. Seno. 2. Sì, mezzi. No, 2, seno, scusa. 2, no, seno. 2. Seno x, x più xy più una costante che dipende da y e da z. Adesso io questa la derivo in y e la pongo uguale alla y. Seconda. Quindi la derivata in y fa questo 0. Questo fa x più dy c di y e z è uguale a radice di 3 seno di y meno x. X e x non se ne vanno, e quindi ho meno 2x. E io quindi ho una funzione che dovrebbe solo dipendere da y e z, invece che però dipende anche da x. Dipende. E quindi no. Andiamo a dettagli. Allora impostiamo solo il conto, dai, cos'è che dovremmo fare? Quindi dobbiamo fare appunto tra 0 e l'integrale. Dobbiamo fare l'integrale tra 0 e 1 della funzione f, dove al posto di x gli metto 2t, quindi viene di 2 coseno di 2t più radice più t radice di 3. Poi radice di 3 seno di radice di 3t meno 2t pi greco mezzi per t alla terza pi greco alla terza fratto 2 alla terza. Questo è f calcolato in gamma.
Scalar e gamma primo che è 2 radice di 3 pi greco mezzo. Minchia. Che bella. Che bello schifo. Vediamo qualcosa andrà via. Ma se ci sarà qualche trucco. No, il problema. No, non voglio un cazzo. Non voglio niente. No, forse va via questo e questo. Perché hai? Sì. 2 t radice di 3, meno 2 t radice di 3. Oh. Oh, scusa, se, scusa se poco. Quindi cosa viene? Io glielo lascio così. Dai, proviamo a impostarlo. Fa quello. Ma sì, ragazzi, se glielo impostate, magari avete poco tempo, comunque un po' di punti ve li danno. Sì, cioè, se lo fa lui. Cioè. Voglio dire, non è un esame di analisi 1, scrivetelo, se lo faccia lei. Tanto l'analisi 1 l'ho già passato, quindi hai capito che lo so. Tanto l'analisi 1 l'ho già passato. Guarda che se fai l'esame bene, glielo scritti, secondo me è capace di criticare comunque. Dai, comunque viene, verrebbe 4 per il coseno di 2t. Sì. Poi abbiamo detto che questo per questo e questo per questo se ne vanno. Quindi viene radice di 3, radice di 3, 3, quindi più 3 per il seno di radice di 3t. Poi abbiamo questo per questo, quindi fa pi greco mezzo addirittura alla quinta, più pi greco alla quinta diviso 2 alla quinta per il cubo. Dai, non è nemmeno così difficile, no? Aspetta un attimo. Beh, dai, alla fine non è nemmeno così possibile. Adesso la primitiva la facciamo tutte insieme. Quindi ci viene 4 seno di 2t fratto 2 più 3 coseno, la derivata del coseno è meno seno, quindi meno coseno, quindi meno 3 coseno di radice di 3t diviso radice di 3 più pi greco quinti fratto 2 alla quinta per t alla quarta quarti calcolato in 1 in 0. Se hai sbagliato qualcosa lì vi togli mezzo punto, dai, adesso non è così importante. Portate tutta la struttura. Scusami. Così non mi... Oddio. Cosa, se io li sostituisco la buona luce? No, no, sì, no, ma se io li sostituisco il punto 1, viene 3 coseno della radice di 3. Ah, se sostituisco il punto 1 mi viene anche il seno di 2. Seno di 2. Lascio come seno di 2. Bello, scrivi seno di 2. Infatti la soluzione è 2 seno di 2, meno 3 coseno radice di 3, più radice di 3, più pi greco alla quinta, fratto 128. Bene. Così. È un numero, cioè. È un numero, comunque. È un numero, cioè. Ci sono numeri più brutti, ve lo garantisco. Fine, cioè. Ah, non abbiamo parlato mai di coordinate sferiche e cilindriche. Ma mi sa che non sono mai usciti nei tedeschi. No, sì, ma sì, ma... quelle sferiche sì. Allora, è semplice. Allora, le coordinate cilindriche sono x uguale a rho coseno di teta, y uguale a rho seno di teta, z uguale a z, cioè sono polari e la z che rimane z. E quindi dx, dy, dz va in rho, dθ, dz. Semplicemente z è uguale a z per quel momento. Vabbè, come quando in integrali tripli fai il flusso, no? No, qui stiamo parlando delle coordinate, cioè se lo fai sì, circolari. Però voglio dire, quella la. Ma che fa? Il rho del rho del teta del z viene anche. Anche quando usi le coordinate cilindriche. Viene. E stiamo parlando di coordinate cilindriche. Cioè, scusa, quelle. Quelle polari. Sì, ma il problema è che quelle polari sono in R2. Okay. Invece quelle cilindriche sono in R3. Quindi qui stiamo parlando in R3 di coordinate cilindriche e poi parliamo di coordinate sferiche. Le coordinate sferiche, attenzione che ci sono più di una convenzione. Io ho visto alcuni libri usarne una, alcuni libri usare un'altra.
Le coordinate sferiche sono il modulo ρ e due angoli, che sarebbero la latitudine e la longitudine, se pensiamo alla Terra. Ok? Che nome si usa? Di solito si usa, almeno io uso, ho sempre usato, teta per, in analogia con il teta di R2, per la longitudine, e φ per la latitudine. Allora, ρ appartiene ad R più 0, teta appartiene a 0,2 pi greco. Attenzione che φ non deve appartenere a 0,2 pi greco, basta che appartenga a 0 pi greco, se no la sfera la descriviamo due volte, o a 0 pi greco, oppure a più pi greco mezzi, meno pi greco mezzi, anche lì è questione di convenzione. Se io cambio le convenzioni, cambiano anche le formule matematiche, quindi definite bene la vostra convenzione. Se uso questa convenzione, allora io faccio x è uguale a, prendo il mio, la mia posizione, se φ è la longitudine e va da 0 a infinito, cioè da 0 a pi greco, allora se questo vettore lo moltiplico per il coseno ottengo la proiezione in z, se lo moltiplico per il seno ottengo la proiezione nel piano xy, quindi z è uguale a ρ coseno di φ, x è uguale a ρ seno di φ coseno di teta, e y uguale a ρ seno di φ seno di teta. Ok? Questo se voi al posto di teta e φ, non so, tenete ρ fisso e teta e φ li pensate variabili, come se fossero le u e v di una superficie. Se volete parametrizzare una sfera, usate questa. Non usate x quadro più y quadro più z quadro uguale a 1, che sarebbe il cartesiano. Belli. Come è fatto il dx, dy, dz va in ρ quadro sen φ d ρ d teta d φ. ρ quadro sen φ d ρ d teta d φ è il cambio dei differenziali. Se volete farlo integrale in coordinate sferiche. Ok, dimostriamo che l'area della sfera è quale della sfera? 4 terzi di greco R3. Quindi come facciamo? Integriamo questa forma differenziale sulla sfera, cioè su questo dominio, e abbiamo il volume della sfera, cioè integrale tra 0 e un generico R in de rho. Rho va da 0 a un raggio generico. Poi teta va da 0 più pi greco, fi va tra 0 e pi greco, di ρο quadro sen φ. Questo dovrebbe fare 4 terzi pi greco R3. Prego, dimostrarlo. In de φ. In de φ. Provate, vediamo. Quindi se la sfera avesse densità costante si fa volume per area, se la sfera avesse una densità variabile noi avremmo una certa funzione ρ che dipende o da x, y, z, oppure da, non chiamiamola ρ perché ρ è già ρ, chiamiamola densità, densità che dipende da ρ, da teta e da φ, per quell'oggetto lì che non va dimenticato, che misura il fattore di distorsione come sempre tra il dominio e il codominio. Questo qui è il fattore di distorsione che poi sarà il determinante del giacobiano di questa trasformazione, però non diventateci matti con questa cosa. Non ce l'ho. No, niente, quindi questo è senza almeno, sì, così almeno seno di fino a seno di. Allora, lo quadro lo portiamo fuori, dopodiché possiamo fattorizzare tutti gli integrali, perché nessuno dipende dall'altro. Quindi questo del teta fa 2 pi greco,
l'integrale di un seno tra 0 e pi greco è l'area compresa in un seno, che fa 2 se non sbaglio. Sì. L'area compresa? In un arco di seno, se, quando vuoi mettere il seno? Sì, sì. Quanto è quest'area? Sì, fa 2, fa 2. 4? 2. Questo fa R cubo terzi, quindi 4 pi greco R cubo terzi. La sfera, il volume della sfera è 4 terzi pi greco R3. Mi ricordo che avevo imparato da piccolo. Ma questa è una dimostrazione, no? Cioè fino a ieri voi dovevate pigliare e accettare che il volume della sfera, perché adesso avete invece un metodo che vi permette di dare una procedura e che vale per qualunque oggetto, purché ne sappiate descrivere la forma. Quindi se avete delle equazioni matematiche che ne danno la forma, basta che voi integrate questo oggetto all'interno del dominio. Che ora abbiamo fatto? 1:10. 1:10. Per cui ci fermiamo qua e buona giornata.